Che gioia essere qui, che gioia essere qui. Vorrei parlare anche a quelli in fondo, vorrei stare vicino a ciascuno di voi, vorrei avere un contatto diretto con questa bellissima parte del popolo di Dio. Credo che il Signore ha già benedetto i nostri cuori, è vero? Io sono felice di trovarmi qui. Anche perché mentre per dello specchi parlava mi ricordavo dell'inizio della mia chiamata. Mi chiamo Mango Michele, sono pastore nella comunità di Arona, come diceva il fratello. Ho compiuto pochi giorni fa 51 anni, gli anni passano, ma mi sono convertito all'età di 18 anni e mezzo. Non avevo ancora 19 anni, ma l'anno dopo sono andato al campeggio, al Poggiale. Lì ho ascoltato la parola di Dio, gli studi biblici, e in quel turno di campeggio il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo. Quindi non avrei mai immaginato, dopo circa 30 anni, di trovarmi qui a parlare in un raduno campistico, e voglio parlare in particolare ai giovani, chiedo scusa a chi come me è un po' più avanti degli anni, non perdete l'opportunità di servire colui che vi ha tanto amato fino a dare la sua vita per voi sulla croce. Noi lo amiamo con tutto il cuore. E io vorrei leggere in Ester capitolo 2, dal versetto 21, Ester capitolo 2, dal versetto 21, e poi leggeremo, dopo aver letto fino al versetto 23, poi leggeremo Ecclesiaste capitolo 9, versetto 11. Ci siamo? Là in fondo mi sentite? Potete dire un amen? Dio vi benedica. Ester 2:21. In quei giorni, come Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigdan e Teresh, due eunuchi del re di fra le guardie della soglia, irritatisi contro il re Assuero, cercarono da tentargli la vita. Mardocheo, avuto sentore della cosa, ne informò la regina Ester, ed Ester ne parlò al re in nome di Mardocheo. Investigato e verificato il fatto, i due eunuchi furono appiccati a un legno e la cosa fu registrata nel libro delle cronache in presenza del re. Leggiamo insieme in Ecclesiaste capitolo 9 il solo versetto 11, Ecclesiaste 9, 11. Ascolta bene queste parole, sono preziose. Se torni a casa solo con questa verità e la fai tua, la tua vita sarà cambiata, trasformata. Il predicatore, questo significa il nome dell'Ecclesiaste, diceva: io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole percorrere non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere savi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. Signore, ti prego di benedire la tua parola. Ti ringrazio per come tu ce la doni. Parla al mio cuore, al cuore di quanti sono qui presenti. Signore, facci del bene, sia un giorno di grazia questo. E fa che oggi possiamo, tornando a casa questa sera, dire: c'era il sapore di Dio in tutto quello che abbiamo fatto. Sì, Signore, perché solo questo dà valore a quello che facciamo. Benedici il tuo popolo, chi parla, la tua parola al nostro cuore, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi. In uno dei miei viaggi in Albania, i fratelli mi portarono a visitare una città molto bella, è un piccolo paese, si chiama Kruja. In quella città c'è un bellissimo museo dove viene celebrato Skanderbeg, l'eroe nazionale albanese.
bello e da visitare. Ma al di là del Museo della Storia dell'Albania, in quel piccolo paese, ci sono delle donne che hanno un'abilità che io direi rara, particolarissima. Tu puoi camminare per le vie di Kruja, ci sono delle piccole vie e delle piccolissime botteghe, e mentre tu cammini puoi sbirciare nelle botteghe, troverai che ci sono dei telai molto antichi, ancora dove bisogna far andare le mani e i piedi, manuali, di legno, e queste donne che con un'abilità straordinaria riescono a fare un tappeto che ci lascia a bocca aperta. Io guardavo, sono entrata in quel negozio, mi sono avvicinata a una di queste donne che lavorava e dicevo: possibile che verrà fuori questo tappeto? Le aveva il modello lì a fianco e lavorava coi fili, non erano 100 fili, ho chiesto quanti erano, c'erano almeno 1200 fili diversi, 1200 fili diversi per tessere un tappeto, colori diversi, gradazioni diverse, lunghezze diverse, spessori diversi, e devono inserirsi precisamente in quella tappeto per prendere la posizione giusta per alla fine dare questo quadro completo, cioè il disegno che veniva riprodotto. Io dicevo: che abilità straordinaria. E mentre ero lì, lo Spirito Santo parlava al mio cuore, mi invitava a riflettere sulla capacità di Dio di guidare le circostanze della nostra vita. Rappresentiamo diverse età, come dicevo all'inizio, chi è un po' più avanti negli anni, soprattutto se è stato credente da giovane, ha vissuto una vita nel Signore, potrebbe dire insieme a me: veramente non avrei mai immaginato che il Signore avrebbe fatto tutto questo nella mia vita. È vero, fratelli, che possiamo dirlo? Non l'avremmo mai immaginato. Quei fili erano così contorti a volte, quei fili arrivavano nella nostra vita in una maniera che noi ci chiedevamo: ma cosa sta succedendo? O arrivavano eventi, fatti che noi stessi facevamo fatica a ricevere, ad accettare, ma poi nel tempo scoprivamo che Dio aveva la guida di tutte le circostanze. Anche noi possiamo dire che siamo quello che siamo per la grazia di Dio, vero? L'Apostolo Paolo le dirà: ma ogni servitore di Dio ha fatto sua questa parola. Il grande compositore, il grande artefice, il grande protagonista della sua opera nella nostra vita è Dio stesso. E stamattina io vi vorrei parlare di questo meraviglioso protagonista. Una parentesi: io voglio ringraziare Dio per i grandi uomini di Dio, ma voglio dirvi una cosa che non offenderà nessuno, neanche i grandi uomini che ci hanno preceduto. Non esistono grandi uomini, esiste un grande Dio che noi serviamo. Ho avuto il privilegio qualche mese fa di trovarmi in Inghilterra e ho visitato la casa di John Wesley. È un'emozione. Ho visto la chiesa dove suo papà predicava, ho visto i libri scritti da lui e dai suoi familiari. Hanno messo sotto sopra il loro tempo e la loro nazione, lui, suo fratello Carlo e anche il suo fratello minore, che si chiamava come suo papà, Samuel, e hanno fatto una grande opera. Ma voglio dirvi che nessuno è un grande uomo, noi siamo tutte comparse. A volte io stesso ho detto: questo personaggio nella Bibbia è una comparsa, quest'altro personaggio è un grande uomo che ha fatto la storia. È vero? Se analizziamo la cosa umanamente è vero, ma se noi ci proiettiamo nell'eternità, in quella dimensione, quando saremo davanti al trono, quando vedremo faccia a faccia colui che ci ha tanto amato, quando l'opera della croce diventerà la cosa più sublime e più importante, tutti noi, tutti, nessuno escluso, prenderemo le corone, le getteremo ai suoi piedi e diremo: tu sei degno, Signore, di ricevere la gloria. Non ci sono grandi uomini, ci sono solo uomini che si dispongono affinché Dio faccia grandi cose. E noi vogliamo parlare questa mattina di un grande Dio che fa grandi cose con piccoli uomini come siamo io e te. Se noi comprendiamo che Dio guida le circostanze della nostra vita, cambieranno il nostro atteggiamento. Piuttosto di chiederci sempre perché, noi diremo sempre grazie.
Questa predicazione vuole proporsi di farti cambiare in questo atteggiamento. Prima predico a me, chiaramente, e poi umilmente predico a te. Noi dovremmo cambiare in questo atteggiamento davanti alle circostanze, ai fatti della vita. Non so se stai vivendo una prova molto difficile, piuttosto che chiederci perché e subirla, noi vogliamo imparare a dire grazie, Signore, perché tu stai guidando ogni cosa. Cominceremo a trovare in ogni cosa motivi per ringraziare il Signore. Come cambia il nostro atteggiamento? Se sappiamo che Dio ha il controllo di tutte le cose. Non c'è scritto che perfino i capelli del nostro capo sono contati? Per alcuni è un po' più facile contarli, per altri è più difficile, ma Dio tiene il conto aggiornato. Ogni mattina ti pettini e Dio sa quanti capelli hai sul capo. È un modo di dire, chiaramente, è anche una verità, ma per esprimere che Dio ha il controllo su tutto. E se noi comprendiamo che Dio ha il controllo su tutto, che tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, che niente accade per caso nella nostra vita, noi cominceremo a ringraziare il Signore per ogni cosa. Ho sentito la testimonianza riportata nella biografia di un famoso servitore di Dio, Matthew Henry. Forse molti pastori l'hanno letto, ma lui, quando era anziano, era diventato anziano, stava passeggiando. Dei banditi, dei briganti lo hanno affrontato e lo hanno rapinato, e lui poi è tornato a casa e aveva l'abitudine di scrivere in un diario. Ha aperto il suo diario, non so cosa avresti scritto tu, hai subito una rapina. Lui apre il diario e scrive: oggi sono stato rapinato, ringrazio Dio per i seguenti motivi. 1. Perché mi è successo da anziano, non mi era mai successo prima, grazie a Dio per questo. 2. Perché avevo poco, mi hanno rubato poco, sono povero e devo ringraziare Dio che non mi hanno rubato molto. 3. Mi hanno portato via la borsa, ma non mi hanno tolto la vita, voglio ringraziare Dio perché sono rimasto in vita. Ma il quarto motivo mi ha colpito ancora di più. Perché lui ha scritto: 4. Ringrazio Dio perché io ero la persona rapinata, non ero un rapinatore. Cioè Dio mi ha rigenerato, mi ha cambiato. Quella persona non conosce Dio, io conosco Dio. Lui che fine farà? Io andrò nel cielo, ma se lui non si ravvede sarà lontano da Dio per l'eternità. Io ringrazio Dio perché sono stato rapinato e non ero un rapinatore. Fratelli, è meglio patire come cristiani che essere di quelli che fanno male e torto agli altri. Amen. È meglio patire qualche torto. Oh, quanto devo imparare in questo campo. Mardocheo un giorno si è seduto in un posto, senza saperlo, si stava verificando per lui un grande miracolo. Avrebbe scoperto che Dio quel giorno aveva guidato la sua giornata in maniera particolare. La Bibbia non ci dice perché Mardocheo si è seduto. Era stanco? Non lo so. Aveva il problema che ho io e il fratello Stevanato, che abbiamo avuto una caviglia operata e abbiamo avuto i ferri nel piedi e magari ogni tanto fa male e ci dobbiamo fermare. Era zoppo? O aveva qualche malfunzionamento fisico? Non lo so. Ma io credo che lui molto tempo dopo avrà ripensato a quel momento in cui si è seduto, avrà rivisto tutto quello che è accaduto e avrà detto: grazie a Dio che quel giorno mi sono seduto lì. Il fratello Specchi ha letto il Salmo 139 e in quel Salmo il salmista dice: tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Sai che Dio guida proprio ogni cosa? Lui sa ogni cosa, e in questo caso proprio Mardocheo si è seduto nel momento giusto, nel posto giusto. Dio voleva benedire lui e attraverso di lui tutto il suo popolo. Ora, la cosa straordinaria è che nell'Antico Testamento ci sono due libri dedicati nel loro titolo a due donne, Esther e Ruth. Tutti e due questi libri hanno questa particolarità, cioè sono libri dove non c'è nulla di evidentemente miracoloso. Mi spiego meglio: né nel libro di Ruth né nel libro di Esther si parla di un cieco che recupera la vista. L'avete mai letto? Non c'è scritto.
Non si parla neanche di uno zoppo che comincia a saltare. Non c'è un morto che risuscita. Ma sia il libro di Ruth che il libro di Esther ci parlano del più grande miracolo che Dio compie ogni giorno nella nostra vita e nella vita dell'intero suo popolo. Dio guida le circostanze. Dio ha il controllo assoluto di tutto quello che accade. A Dio non sfugge nulla di quello che accade nella nostra vita. Dobbiamo credere in questa verità. Voglio fare una parentesi. Se noi crediamo che Dio guida ogni cosa, non diventeremo così orgogliosi da volere a tutti i costi le cose perfette. Anche per noi predicatori potrebbe esserci questo inganno. Sopravvalutare certi impegni, sottovalutarne altri, volere in quell'occasione che tutto sia perfetto, parlo della predicazione, dare più valore a 1.000 anime che a 10 anime, pensare che sia più importante un impegno piuttosto che un altro, questo ci porterà a soffrire, questo ci farà vivere male, ma se noi siamo nelle mani di Dio, coscienti dei nostri limiti e del fatto che abbiamo un Dio grande, che può usarci così come siamo, al di là di quello che noi immaginiamo, domandiamo e pensiamo, perché in mezzo a noi c'è uno potente a salvare e c'è uno potente a parlare ai cuori. Noi accetteremo i nostri limiti, non torneremo mai a casa afflitti dicendo: ah, ma stasera ho sprecato un'opportunità, potevo fare meglio. Parlo ai predicatori, ma voglio parlare a chiunque fa qualcosa. Io ho sentito il racconto di una sorella che aveva invitato a casa il suo pastore era il fratello Giuliani Germano. Era così emozionata che voleva fare così tutto preciso e perfetto che non solo ha bruciato quello che ha preparato, ma ha avuto un calo di vista, cioè è andata via la vista. Non vedeva più, l'emozione l'ha portata a non vedere più. Io dico, è buono, ma esagerare così ci creerà dei problemi. Io credo che noi dobbiamo essere così convinti che Dio guida ogni cosa, che alla fine non ci deve interessare che ruolo avremo noi. Cosa farò, l'attaccante in questa squadra di Dio? Farò il centrocampista? O è meglio che farò il portiere? E se Dio decide che sto in panchina e mi usa gli ultimi 10 minuti, e se addirittura non mi userà perché lui compirà l'opera senza di me, allora io devo entrare nell'ottica che lui ha il controllo e lui nel corpo decide dove pormi, e io di questo lo ringrazierò, lo glorificherò, perché a lui deve andare tutta la gloria. Fratelli, accetteremo i nostri limiti. Mi avevano invitato in Belgio e stavamo visitando una bella piazza, forse qualcuno di voi l'ha visitata, si chiama la Grand Place di Bruxelles. Mentre camminavo guardavo questa bellissima piazza, di sera è stupenda, ho detto chissà come sarà stato orgoglioso il progettista di questa piazza. Il fratello che mi accompagnava mi ha messo la mano sulla spalla e ha detto: orgoglioso l'architetto che ha progettato questa piazza? Altro che orgoglioso, il suo orgoglio l'ha ucciso. L'ha ucciso? Mi dice: Michele, vieni qui. Mi ha messo in un angolo, ha detto: guarda lì, è una piazza fatta tutta archi e poi ha una torre che doveva nel progetto, quella torre in maniera precisa andare al centro di un arco. Lui mi ha messo lì, ha detto: lo vedi? Ha detto: sì, non è precisamente al centro. Sai che quando l'architetto ha guardato questo gliel'hanno fatto notare? Lui è andato a casa e si è impiccato. Si è ucciso. Sono rimasto senza parole. Il fatto di sapere che Dio è il protagonista dell'opera e che ha il controllo di tutte le cose e che guida gli eventi e che noi siamo semplicemente pedine nelle sue mani, importanti, meno importanti, abbiamo un ruolo che dura un po' di più, un po' di meno, in confronto all'eternità noi non siamo nulla. Paolo dirà bene quando scriverà ai Corinzi e dirà: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Così chi pianta, chi annaffia non sono alcunché. La vecchia traduzione dice: ma Dio che fa crescere è tutto. Che bella questa verità. Ora sapere qual è il ruolo di Dio, qual è il nostro, ci aiuterà a capire che noi potremo gioire alla fine di questa vita
nel vedere la grande opera che Dio ha compiuto. In questi due libri non ci sono grandi miracoli evidenti, ma c'è il più grande miracolo: Dio ha guidato le circostanze della vita di alcune persone per benedire il suo popolo. Io sono contento di questo. Sapete, nel Nuovo Testamento, nei quattro Vangeli, vengono raccontati 35 miracoli. Alcuni molto bene, per esempio la risurrezione di Lazzaro è molto particolareggiata, altri sono solo accennati, qualcuno è solo nominato. 35 miracoli. Gesù non ha compiuto chiaramente solo 35 miracoli, anche perché noi leggiamo qua e là nei Vangeli che tutti andavano a lui e Gesù guariva tutti, è vero o no? Stiamo parlando di quei miracoli a cui lo Spirito Santo ha dedicato una piccola descrizione. Ma Gesù ha compiuto molte altre opere. Addirittura Giovanni, che ha raccontato pochi miracoli compiuti da Gesù, qualcuno dice 7, qualcuno ne conta 8, aggiungendo il miracolo dove Gesù passa attraverso la folla e non possono prenderlo. Ma Giovanni è costretto a scrivere questo versetto alla fine del suo Vangelo. Vorrei leggerlo testualmente, me lo sono scritto. C'è scritto alla fine del Vangelo che lui ha fatto molte altre cose. Giovanni lo scrive così: se potessi, se, dice che Gesù ha compiuto molti altri fatti che, se si raccontassero tutti, dice, che i libri che se ne scriverebbero sarebbero così tanti che il mondo non basterebbe a contenere tutti questi libri. Cioè, riassumiamo, trasformiamo tutto il mondo in una libreria, proviamo a riempire questa libreria con i fatti compiuti da Gesù, il mondo non basta. Voglio dirlo stamattina: Gesù è Dio, Gesù è Dio. E quindi io credo a un Dio che compie miracoli anche di quel tipo. Credo che qui in mezzo a noi c'è qualcuno malato e può essere guarito mentre preghiamo alla fine. Non dipende dal predicatore né da chi pregherà. C'è scritto che se noi abbiamo fede come un granello di senape, diremo a questo monte di togliersi e di gettarsi nel mare. Tutto è possibile a chi crede, tutto è possibile a Dio. Noi pregheremo alla fine di questo culto. Crediamo che Dio può guarire i malati. Amen. Non perché lo dico io e non perché alzo la voce. Dio lo può fare. Noi crediamo che Dio può battezzare nello Spirito Santo. Anche questo è un miracolo. Ma noi vogliamo tornare a casa con la certezza che Dio guida le circostanze della nostra vita. Nei libri a cui accennavo, dove non viene ricordato nessun miracolo, noi potremmo fare un'introduzione sia a Ruth che a Esther. E l'introduzione potrebbe essere proprio quella che abbiamo letta nel libro dell'Ecclesiaste. Te lo voglio ripetere questo versetto. Per correre non basta essere agili, né basta combattere per essere valorosi, né essere savi per avere del pane, né essere intelligenti per avere ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. E noi possiamo aggiungere che le circostanze, vogliamo dirlo noi che siamo credenti, le circostanze sono sotto il controllo di Dio. Quando ero più giovane dicevo: perché si è chiusa questa porta? Ah, se fossi stato lì, ah, se avessi fatto questo percorso. Ognuno di noi ha fatto un percorso. Guarda, il percorso che hai fatto tu è quello proprio preciso che ti prepara all'opera che Dio ti affiderà. Il percorso che tu stai facendo è il percorso che ti renderà abile per compiere l'opera che Dio ti affiderà. Non dire mai: avrei voluto essere al suo posto. Non desidererai mai di essere qualcun altro. Sii contento di quello che sei, perché Dio ha un piano preciso per la tua vita e tu sei la risposta di Dio a un bisogno particolare del suo popolo. Fratelli, noi vogliamo ringraziare Dio per quello che siamo e perché Dio sta usando la nostra vita in maniera particolare. Non vogliamo mai pensare che dovevamo nascere in un tempo diverso, vivere in un periodo diverso, fare un percorso diverso. Se vivi così, vivi una vita da sconfitta. Ma se cominci a dire: grazie a Dio per quello che sono,
Grazie a Dio per la mia famiglia. Li conoscete quelli che non sono mai contenti? Nascono in una famiglia cristiana? Oh, che barba! I miei genitori sono credenti, no? Oppure qualcun altro che si lamenta perché è nato con meno privilegi. Ah, ma io non vengo da una famiglia cristiana. Lui ha potuto fare la scuola domenicale, poi io mi sono convertito a 35 anni, lui ha potuto andare alla scuola biblica, io ho cominciato dopo. Non importa quando cominci, l'importante è che tutto quello che sei e tutto quello che hai lo dai nelle mani del Signore. Noi possiamo recuperare il tempo. Dio ha un piano preciso per la nostra vita. Io sono cresciuto in una famiglia dove non c'era il timore di Dio. Quando avevo 7 anni, mio papà mi ha abbandonato e se n'è andato. Per 30 anni io non l'ho più visto. 7 anni. Solo chi lo prova può sapere cosa prova un bambino. 10 anni e dici: non sono come gli altri, non ho le stesse opportunità. Poi se nasci come me in una zona di Napoli molto malfamata e sei povero come lo ero io, che non avevamo neanche il cibo per mangiare, cominci a dire: perché Dio permette questo? Se poi vai a scuola e speri di vincere le scarpe che daranno al più povero, ma sei anche così sfortunato che non sei il più povero, c'è uno più povero di te e torni senza scarpe, comincia a dirti: ma anche nella sfortuna non sono così sfortunato da avere un po' di fortuna. Noi non crediamo alla sfortuna, crediamo che Dio guida ogni cosa. Se poi sei come me che cresci e non avendo nessun timore di Dio ti allontani, frequenti cattive compagnie, cominci a avere l'odio nel cuore, cominci a 18 anni a chiederti: perché vivo? Io non vorrei vivere. E pensi al suicidio. Io l'ho pensato e ho cercato di attuarlo più di qualche volta. Grazie a Dio che non l'ho fatto. Dietro l'angolo c'era una benedizione, sarebbero passati pochi mesi, avrei conosciuto il Signore. Ero arrabbiato col mondo, dicevo che Dio era ingiusto, dicevo che non aveva avuto cura di me, pensavo che Lui non aveva un piano per la mia vita, invece Dio stava guidando le circostanze della mia vita in maniera perfetta. Io non so quante lacrime hai versato tu, io ne ho versate tante, o credo che anche tu ne hai versate tante, ma noi vogliamo ringraziare Dio per quei momenti in cui abbiamo versato le lacrime, perché passando quei problemi Dio ci ha preparato affinché oggi noi siamo quello che siamo per la sua grazia e per la sua gloria. Quando vado in Albania e visito le zone povere e vedo i bambini, capisco perché il mio cuore reagisce così. Mi ricordo da dove vengo. Sono stato a Napoli, predicavo una tenda e mentre ho spiegato dove ero nato, un fratello ha capito subito il posto, mi ha detto: dove c'erano le baracche. E tu sai che mi piacerebbe andare a vedere? Prima di tutto mi ha portato una foto di quel periodo, mi sono emozionato. Io sono nato proprio in una baracca alla Marina di Napoli, in quella zona, non avevamo nulla, 4 figli, pensavamo che Dio non aveva un piano per la nostra vita, siamo venuti al nord, non conoscevamo il Signore ha cominciato a salvare il maggiore dei miei fratelli, e poi il secondo genito, e poi il terzo genito, e poi ha salvato mia mamma, per ultimo ha salvato anche me, grazie a Dio ha salvato anche le nostre mogli. Sono passati molti anni e noi ci chiedevamo: papà, che fine ha fatto? Come Mardocheo, che si è seduto lì e ha ascoltato quel complotto contro il re e ha sventato quel complotto riportando la cosa alla regina Esther, dopo molti anni dirà grazie a Dio per quel giorno, perché nel giorno in cui quel regno aveva dato ordine di uccidere tutti i giudei, proprio in quel giorno Mardocheo, a motivo di quello che aveva fatto, diventerà la salvezza del suo popolo. Esther diventerà la salvezza del suo popolo. Oggi il popolo ebraico festeggia il Purim, cioè la festa delle sorti, perché un giorno un uomo, forse stanco, forse senza neanche saperlo, si è seduto lì, ha ascoltato che 2 uomini volevano uccidere un re e ha salvato la vita a quel re. E quel re, dopo molto tempo, si è ricordato di quell'uomo e ha detto: come posso fargli del bene? Vogliamo ringraziare Dio perché un giorno anche il nostro re si è ricordato di noi e ha detto: come posso fargli del bene? E ha deciso di farci del bene. Grazie a Dio per questo. Mardocheo, dopo tanto tempo, dirà: ma guarda il Signore come ha guidato le cose. Io ho odiato mio papà per tanti anni. Lo devo confessare.
quando non ero credente. Se tu mi chiedevi il papà, io dicevo è morto. Se n'era andato con un'altra donna, aveva avuto altri figli, non aveva mai pensato a me. Mai, mai un aiuto, mai un incontro. Non ho mai avuto questa gioia. Sono passati circa 30 anni da quando lui è andato via. Nel 98 io mi trovavo in Belgio, stavo visitando le chiese lì in quella zona e mi è arrivata una notizia. Mio fratello mi chiama e dice: Michele, ho trovato papà. Hai trovato papà? Dove? Sono andato a cercarlo. Sai, il Signore me l'ha messo nel cuore, sono sicuro. Ho detto, ma no, e com'è? È anziano, ha 83 anni. Sai, l'ho trovato in una casa di riposo, sporco, solo, abbandonato, malato, ha i capelli lunghi fin qui, è trascurato. Io non so quanto vivrà nostro padre, dobbiamo far qualcosa. Io ho detto, aspetta, fammi tornare. Quando io ritornerò, poi ne parliamo, vediamo cosa fare. Ero preoccupato per mia mamma, perché mia mamma, già anziana, dopo 30 anni, dicevo, non è giusto che questa donna adesso abbia il peso di curare un uomo che l'ha abbandonata da 30 anni. Ci siamo riuniti, io, il pastore, gli altri non lo sono, le mogli, mia mamma, anziana, anche lei. Abbiamo detto, cosa facciamo con papà? E tutti eravamo d'accordo ad aiutarlo, sicuramente, perché siamo credenti. Però io ero il più duro e nel mio cuore dovevo vincere qualcosa. Fratelli, noi non abbiamo sofferto perché qualcuno ci ha fatto soffrire. Noi soffriamo perché Dio permette quella sofferenza per migliorare la nostra vita e per renderci strumenti adatti per la sua gloria. Se passiamo la fornace è perché Dio sta preparando il nostro cuore a qualche lavoro che avrà bisogno di ricordarsi che cosa si prova nella fornace. Se versiamo lacrime è perché un giorno forse consoleremo chi ha versato lacrime. Se proviamo l'abbandono, il tradimento, non so quale prova stai vivendo, è perché attraverso questa prova il Signore rende più prezioso il tuo cuore e tu sarai uno strumento più potente nelle sue mani, in maniera particolare. Io devo superare questo. Ho detto sì, aiutiamolo, però facciamo così, prendiamo papà, lo mettiamo in una casa di cura qui, lo andiamo a trovare, lo portiamo in chiesa, gli parliamo di Gesù. Mia mamma, anche se era anziana, ha detto non sono d'accordo. Lui, dopo 30 anni, ha detto lui è mio marito. Dopo 30 anni, io lo prenderò in casa. Mamma, ma è anziano, non mi importa, è malato, non mi importa, mamma forse dovrai curarlo e tu non hai neanche le forze per te, non mi importa, lui è mio marito, io lo voglio a casa. Dopo 30 anni l'ho aspettato, ho pregato, io credo che Dio farà qualcosa di meraviglioso. Abbiamo un Dio grande, meraviglioso. È venuto su, abbiamo fatto una grande festa, tutti i figli sposati, le mogli credenti, mia mamma, i figli nostri, quindi i suoi nipoti, qualche nipote già cresciuto e aveva anche lui figli, quindi pronipoti, una famiglia abbastanza grande. Lui era stupito. Pensate a un uomo che viene proiettato in questa dimensione, è solo, è abbandonato, viene percosso, è dimenticato, ha fatto del male alla sua famiglia, l'ha cancellata dalla sua vita, ha dimenticato i suoi quattro figli e poi a un certo punto la grazia di Dio ha preparato qualcosa per lui in maniera particolare e stava lavorando il nostro cuore e il suo cuore, l'abbiamo portato a casa. Era un giorno di festa e ci presentavamo, papà, lei è mia moglie e questi sono i miei figli, si chiamano così, frequentano questa scuola, questi sono i figli del tuo primogenito e questi del tuo secondogenito, questi sono i figli dei figli del tuo primogenito. Lui era stupito, non capiva più niente. A un certo punto mia mamma passava di là, mio papà gli ha afferrato il braccio e ha detto: Rita, mia mamma si chiama Rita, Rita, dimmi la verità, ma quando è che mi ammazzate? E mia mamma gli ha fatto una carezza e ha detto: stai tranquillo, siamo credenti. Noi abbiamo trovato Gesù e vogliamo darti tutto l'amore che Dio ha dato a noi. Papà è durato 3 mesi. Tu non sai mai cosa c'è dietro l'angolo. Solo 3 mesi. È andato in chiesa, nella comunità dove io sono nato, da fratello Plasmati a Bollate. Si è presentato e tutti dicevano: il papà di Mango Michele, è lui,
era contento, vedeva tutta questa gente che lo salutava, ascoltava la parola, ha cominciato a leggere la Bibbia. Sapete com'è morto mio padre? Ha avuto un'emorragia cerebrale. L'hanno portato in ospedale a luna di notte. Mio fratello mi ha chiamato e ha detto: papà sta morendo, corri. E il Signore ha voluto me al capezzale. Sono andato lì, ho guardato, ho preso la mano, ho detto: papà, sai che ti voglio bene, Dio è buono, aveva messo il suo amore nel mio cuore, me lo accarezzavo. Dicevo: papà, tu non so se mi senti, perché lui non poteva più parlare, ma se mi senti, stringimi la mano. Papà ha accettato Gesù e lui mi stringeva la mano. È arrivato mio fratello, abbiamo cominciato a pregare. Mentre pregavamo, lui si è ripreso un attimo e ha detto: sento la presenza di Dio, Dio è qui, lo sento nel mio cuore. E abbiamo cominciato a lodare il Signore, a ringraziare il Signore. Abbiamo seppellito, abbiamo fatto il funerale cristiano. Mia mamma ogni tanto va al cimitero e dice: hai girato tanto e alla fine sei tornato qui. Chi poteva immaginarlo? Ora noi viviamo degli eventi, dei fatti nella nostra vita, che solo Dio sa perché vanno così. Mardocheo quel giorno ascoltò di un complotto, salvò la vita al re Assuero e poi non cambiò subito la sua vita. Sai, passò del tempo. So che il tempo è corso via, so che non completerò quello che ho in mente di dirvi, ma credo che Dio ha parlato ai nostri cuori. Voglio dirvi questo però, che qualche volta i risultati non li vediamo subito in quello che sta accadendo, ci vuole un po' di tempo. Non dire mai: chi me l'ha fatto fare? Perché ho agito così? Ah, ma ho fatto il bene, ma non mi è tornato il bene. No, no, voglio dirti che quello che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà. E non ci dobbiamo stancare di fare del bene, perché se noi facciamo del bene, mieteremo al suo tempo. Non so se tu sei in questa condizione, ma Mardocheo a un certo punto poteva dire: ma io ho salvato la vita del re, ma a me cosa mi è venuto? La Bibbia non ci dice quanto tempo passa da questo momento alla notte insonne del re, ma passa abbastanza tempo da far preoccupare Mardocheo. Perché Aman lo vuole uccidere e Aman sta preparando la forca per uccidere Mardocheo. Mardocheo sa che quell'uomo, Aman, non avrà pace finché non lo vede impiccato alla forca. È l'ultima notte di Mardocheo. Anche se Dio arriva all'ultimo momento, fammi dire questo: Dio non arriva mai in anticipo e non arriva mai in ritardo. Arriva sempre al momento giusto. Noi avremmo voluto che le cose andassero diversamente, ma Dio guida gli eventi. La notte in cui la forca era preparata, al mattino Mardocheo sarebbe stato appiccato alla forca, quella notte il re non può dormire. Quella notte io vedo un miracolo in questo. All'insonnia non può dormire. Io non so i re cosa facevano, forse qualcuno sa meglio di me, potevano fare tante altre cose, no, di notte. Penso che leggere il libro delle cronache era come dire: va, leggo qualcosa che mi fa addormentare, va, una cosa del genere. Ma quel re disse: portatemi il libro delle cronache. Penso che nelle cronache del re di Persia, in quel libro c'erano molti fatti. Non credo che abbia fatto più o meno, no, il gesto che facciamo a volte noi, no? Ha spaccato il libro, cioè era il rotolo, perdonatemi, ma non era un codice come questo, ma probabilmente ha aperto il rotolo e ha detto: leggo qui. Cosa è andato a leggere? C'era scritto che Mardocheo aveva salvato la sua vita. Quella notte, proprio quella notte. E lui comincia a non dormire e dice: quest'uomo ha salvato la mia vita, io non gli ho fatto nulla, me lo sono dimenticato. Se gli uomini dimenticano, Dio non dimentica, Dio non dimentica. E quando arriva il regalo di Dio è sempre più prezioso di quello che gli uomini ci possono fare. Possiamo dire amen a questo? Che ricompensa che ci darà il Signore?
Oh, hai fatto del bene, non ti è venuto del bene, stai tranquillo, perché lui torna con la ricompensa in mano, il suo premio sta arrivando, egli ti benedirà ed egli ti ricompenserà, perché quello che tu hai fatto, lo hai fatto per il Signore. E quella notte il re non dormì, e al mattino era lì che non vedeva l'ora di fare del bene a Mardocheo, e mentre lui aspettava di fare qualcosa a Mardocheo arriva Aman. Voglio dirvi che Dio ha tanto umorismo, perché proprio Aman arriva, quello che vuole uccidere Mardocheo, e Assuero chiede ad Aman, che vuole uccidere Mardocheo: Aman, cosa si deve fare a un uomo che il re vuole onorare? E Aman dice: lui lo vuole fare a me, e non sa che lo vuole fare a Mardocheo. E allora dice la cosa più bella, e si immagina che questo accadrà a lui, e dice: bisogna prendere il vestito più bello. E poi aggiunge: ci metto anche la corona, bisogna prendere la corona e metterla sul capo. E poi dice: meglio che ci metto anche il cavallo, e poi il cavallo migliore che c'è. E poi bisogna mettere in festa la città e mettere quest'uomo sopra il cavallo, e poi mettere uno davanti che grida: così è onorato l'uomo che il re vuole onorare, e tutti si devono prostrare. Lui aveva preparato la forca per Mardocheo. Non temere l'uomo, abbi fiducia in Dio, confida in lui, perché sopra uno che sta in alto c'è uno che ancora più in alto, e se Dio ha deciso di benedirti, lui ti benedirà in maniera particolare. Gloria a Dio per questo. E quel giorno quell'uomo che voleva ucciderlo, proprio lui, il re lo guardò e disse: fai questo a Mardocheo. Io mi immagino Aman. Quanto umorismo al Signore! A me questo fa ridere, mi fa ridere. Oh Signore, tu hai tanto umorismo. Quell'uomo ha preparato la forca per Mardocheo, invece lì davanti al cavallo, e sta gridando: così si onora l'uomo che il re vuole onorare, perché Dio onora quelli che lo onorano. Passerà del tempo, ma Dio arriverà e ti ricompenserà. Non è sprecato quello che hai fatto. Dio arriva nel tempo giusto. Fare il bene non è mai sbagliato. Fare il bene non è mai sbagliato. E non rimarrà mai senza frutto. Non pentirti di aver agito bene, anche quando sembra che non hai avuto nessun vantaggio immediato, perché passò del tempo, ma Dio si ricordò di Mardocheo e gli fece del bene. La notte prima che lui venisse appiccato, Dio compie il miracolo di dare l'insonnia al re, perché la nostra vita non è nelle mani di nessun uomo. Lo vogliamo dire stamattina? È nelle mani di Dio. Solo alla fine noi avremo la visione chiara della volontà di Dio. Anche questo ricordatelo. Qualche volta tu dirai: non voglio passare di qui, e Dio dirà: ci devi passare. Signore, ma mi fa male. Dio dirà: ma ti fa bene. Signore, ma è proprio troppo stretto questo, ma ne verrai fuori meglio. Tu non capisci ora quello che faccio? Lo capirai dopo. E poi voglio dirti un'ultima cosa e concludo. Che il miracolo che guida la tua vita, cioè il miracolo delle circostanze, è un miracolo che è miracolo solo per te. Per gli altri non è un miracolo. Sono circostanze. Mi spiego meglio. Chi non vive all'interno dei fatti non vede la straordinaria coincidenza di fatti guidati dalla mano sovrana di Dio, ma potrebbe dire: in fondo è una casualità, o addirittura potrebbe dire: io potrei spiegare la cosa in maniera diversa. Cioè, quello che tu vivi è un miracolo per te, forse per gli altri no. Mi spiego meglio con una storia. Ho sentito la storia di un pastore che amava il suo gatto, e aveva questo gatto. Dov'è il gatto? Cerca il gatto, ha perso il gatto. Esce fuori nel cortile, e a un certo punto il suo gatto è andato su un piccolo albero, abbastanza flessibile, e decide di legare l'albero, lega l'albero, poi lega la macchina con una fune, con la macchina vuole piegare l'albero e prendere il gatto. Invece, mentre tira la fune si scioglie, e l'albero, il gatto vola, perso il gatto. Dopo 3 mesi va a fare una visita da una sorella che abitava
poco distante da lui, era vedova, aveva un bambino, e mentre gira per casa sente miau. Guarda, e dice, ma questo è il mio gatto, dice dentro di lui. Prima che lui possa dire il mio gatto, la donna: pastore, vedi questo gatto? È un vero miracolo. Un miracolo? Sapessi, pastore, raccontami. Erano 2 anni che mio figlio mi diceva: mamma, voglio un gatto, mamma, dammi un gatto, quando mi prenderai il gatto? Lui comincia a pensare, e cos'è successo? Pastore, non ci crederai, io ero nel cortile e stavo stendendo i panni e mio figlio mi tormentava e continuava a dirmi: mamma, quando mi comprerai il gatto, quando mi darai il gatto? Non ne potevo più, pastore. Gli ho detto: senti, chiedilo a Gesù il gatto. E lui ha avuto una fede speciale, mi ha detto: mamma, io credo che Gesù me lo darà adesso, preghiamo adesso. Pastore, non ci crederai, ho lasciato tutto, ci siamo presi per mano io e mio figlio. Lui ha chiuso gli occhi e con fede ha detto: Signore, voglio un gatto finalmente, ti chiedo di darmelo subito, in questo momento, nel nome di Gesù. Pastore, abbiamo aperto gli occhi, mio figlio ha fatto così, questo gatto è venuto dal cielo. A volte è così, tu vivi le cose, per lei era un vero miracolo, ma il pastore poteva spiegare diversamente la cosa, era la sua negligenza, la sua incapacità, la sua semplicioneria, la voglia di tirar giù un gatto in maniera sbagliata che ha portato quel gatto lì, ma per quella donna era un miracolo. Ora non cercare di essere capito dagli altri, vivi la tua vita, stai vicino al Signore, servilo con tutto il cuore, continua a essere strumento nelle sue mani e credi che Lui regna ed è sovrano e guida le circostanze. E colui che ha tanto amato Gesù ed è stato con Lui fino all'ultimo, oggi ci ha detto che è con noi e gli guiderà ogni cosa nella nostra vita. Io non so cosa tu stai passando, ma io so che Dio ha il controllo. E stamattina voglio concludere dicendo: Signore, io non voglio più chiedermi perché, voglio continuare a dire grazie, grazie, perché tu avrai un piano. E se anche sto soffrendo adesso, la gioia sarà ancora più grande. Il tempo ci verrebbe meno se narrassimo di Giuseppe, di Mosè e di altri, ma credo che noi ne abbiamo a sufficienza. Vogliamo andare a Dio stamattina e dire: Signore, perdonaci per quando ci lamentiamo, per quando forziamo le cose, per quando le vogliamo come diciamo noi, per quando non ci affidiamo a te totalmente. Mardocheo alla fine ha potuto dire: Ester, benedetto quel giorno che mi sono seduto lì e benedetti quegli eventi che ci hanno portato a vedere la liberazione del nostro popolo. Dio guida le circostanze. Noi viviamole con fede, ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo chinare il nostro capo. Signore, gloria al tuo nome. Signore, sei fedele. Signore, noi veniamo a te nel nome di Gesù e questa mattina vogliamo invocare il tuo santo nome. Fratello Specchi può venire avanti, concluderà lui come Dio lo guiderà. Signore, ti ringraziamo.